quello che Dio vuole da te. Vivere la vita in avvistarti nell'amore il tuo destino. E quello che Dio vuole da te. Libertà e vita è il tema di questa 43esima giornata nazionale della vita. Questo tema ci viene suggerito dai vescovi italiani ed è un'occasione per sensibilizzare tutti sul valore dell'autentica libertà nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita. Quindi la libertà diventa un mezzo per raggiungere il bene proprio e degli altri. Che uso ne facciamo della libertà? La libertà può eliminare se stessa quando si ricade nell'individualismo, quando non si accoglie più il dono della vita nascente e non si vive più il termine della vita naturale con la speranza che la vita è sempre un dono che arriva da Dio e che ritorna nel suo abbraccio. Ogni tipo di chiusura al dono della vita nei propri confronti e nei confronti dell'altro è un attacco alla libertà. Si rischia così di perdere la libertà. Il binomio libertà e vita è inscindibile, viene detto nel messaggio dei vescovi. Costituisce un'alleanza feconda e lieta che Dio ha impresso nell'animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono della libertà l'umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a colui che l'ha creata. Senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l'esistenza, di migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L'asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio, che fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e della temperanza. La responsabilità è disponibilità all'altro e alla speranza, e apertura all'altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Siamo davvero liberi quando nella nostra vita facciamo spazio all'altro, cioè sappiamo accogliere. Accogliere il fratello può sconvolgere i piani della mia vita, ma devo così far nascere in me lo stupore che è bello condividere dei cammini di vita. Come ci ricorda Fra Marco Vianelli dell'Ufficio CEI per la Pastorale della Famiglia, sentiamoci pensati per una libertà condivisa con i fratelli, dove la mia libertà inizia esattamente dove inizia la tua. Dobbiamo sentirci liberi di rispondere al sogno del Creatore che ha pensato ogni singola vita umana per cantare la bellezza del Vangelo. È la fraternità a dare sapore alla libertà, altrimenti accade che quest'ultima si restringe, risultando così piuttosto una condizione di solitudine, di pura autonomia per appartenere a qualcuno o a qualcosa, o solo per possedere e godere. Questo non esaurisce affatto la ricchezza della libertà, che è orientata soprattutto all'amore. Papa Francesco ci ricorda che l'amore è la vera libertà, perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione. La libertà, amore, richiede però la verità. I vescovi italiani ci ricordano che se vogliamo rendere un servizio alla vita, se vogliamo promuovere, far conoscere il dono della vita, dobbiamo impegnarci a far conoscere e amare la verità. Dobbiamo impegnarci a far conoscere il valore della persona. Dobbiamo insegnare a far vedere in ogni persona la dignità del suo essere umano, creato a immagine di Dio. Insegniamo a guardare l'altro con lo sguardo di Dio,
perché questo sguardo mi permette di scoprire il senso del mio esistere tra le persone. Da ultimo consideriamo la persona come fine ultimo. Ecco perché nel cuore di ogni uomo deve essere radicato l'impegno per la giustizia e la solidarietà, per l'edificazione di una vita sociale, economica e politica conforme al disegno di Dio. Per questo la persona umana non può e non deve essere strumentalizzata da strutture sociali, economiche e politiche, poiché ogni uomo ha la libertà di orientarsi verso il suo fine ultimo. Nessuna società o legge dello Stato deve escludere questo fine ultimo, perché in questo fine ultimo si realizza quel progetto pensato da Dio per ciascuno di noi. Pensando alla persona e alla sua piena realizzazione nella comunione con Dio, come ci suggerisce ancora Papa Francesco, dobbiamo accogliere con gioia ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile. Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l'invito del Magistero della Chiesa. Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita umana. Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità. Una scia di luce nascerà. Una scia di luce nascerà.